benvenuti in questo mio nuovo video, sono Ioanni e questo è il mio canale YouTube. E sì, come avete letto dal titolo, oggi vi andrò a mostrare i miei vecchi diari che ho usato in passato. E sì, per il motivo di fare questo video? Non lo so, ma è tutta la settimana che registro video che purtroppo vengono buttati perché il mio computer ha deciso di non registrare lo schermo. Quindi nulla, tanto che devo uscire un video mercoledì, sono qui a fare questo video totalmente a caso. E direi di cominciare subito. Quindi nulla. Sì, comunque ho il raffreddore. Io ho, fun fact, ho il raffreddore tutto l'anno. Cioè, tipo, da Natale all'estate, a tutto. Ho sempre il raffreddore. Però mi era passato per un periodo questa cosa di avere il raffreddore sempre. Adesso è ritornato, quindi nulla. Bella la mia vita con il raffreddore. E adesso cominciamo realmente, perché sennò parlo troppo. Allora, il primo diario... Anzi, aspetta, ve li faccio vedere un attimo tutti così, almeno sapete un po' quanti diari dovremmo andare a vedere. Ovviamente non sono tutti quelli degli anni passati, ma mi sa che sono... Poverino, è caduto uno. Mi sa che sono dalla quinta elementare in poi, quindi... Ecco. Allora, il primo è questo qui, che non è in realtà un diario scolastico, ma lo usavo tipo in quarta o terza o quinta per scrivere roba. In realtà mi sa che tipo ho scritto una pagina. Vediamo. Allora, la prima pagina è questa. E infatti, come ricordavo, questo diario me l'ha regalato una mia amica. Quindi questa è la prima pagina. Non so se voi la state vedendo al contrario o la state vedendo bene. Nel dubbio, tanto vi giro la video, la rec, così potete vedere bene. E nulla. Molto esotico. Allora, la prima pagina, che è questa qui, giustamente c'è scritto questa roba qui, c'è scritto tipo che il diario non verrà usato in base ai giorni, ma come capita, perché cioè giustamente è molto importante da specificare. E poi abbiamo qui sulla seconda pagina un disegno di un lamacorno esotico. Poi il diario per il resto è vuoto, devo dire molto significativo. Ah no, fermi tutti, c'è questo. Il mio compleanno, ho scritto tutta la pagina, perché io poco egocentrica da sempre, che devo diario vuoto, però sul mio compleanno, il mio compleanno, cioè assolutamente. Quindi niente, questo qui era il punto del diario, quello là con tipo delle donne, una roba del genere. Tra l'altro ci sono gli sticker, che ovviamente non usavo, perché, cioè, chi è che usa gli sticker, no? Bisogna conservarli e non usarli mai. Per farvi capire il mio livello, oltre a questi, ho ancora gli stickers del diario di quarta elementare. Ok, il primo vero diario scolastico che ho ritrovato qui a casa è questo qui, che è della quinta elementare. Tra l'altro io dalla quarta elementare prendo sempre diari BU, perché amo il fatto che si possono personalizzare, cioè io amo i diari BU, sono attratta dai BU, perché tipo, non so se sono solo io, ma aspetto tutto l'anno settembre solo per il video di Marco e Ambra dove fanno vedere la nuova linea, perché cioè... Cioè, BU, beh, basta, vi prego. Vorrei avere tutta la collezione di BU perché sono fantastici. E nulla. Questo qui è il secondo diario BU che ho avuto in tutta la mia vita, che è quello di quinta elementare, che come vedete è mezzo distrutto, perché non so, cioè, non so se sono solo io, però quando finisce l'anno scolastico tolgo la pellicola che c'è sopra e comincio a staccare tutti gli stickers che avevo attaccato per conservarli. Sì, io vi avevo detto che ero strana con gli stickers. Comunque, questo qui è il davanti, che è molto brutto, devo dire. Ecco, sì, è scritto I love unicorns. Sì, io ho proprio fissata con gli unicorni. E nulla, è tipo così. Questo colore è molto bello, devo dire che se ci fosse adesso lo riprenderei uguale di questo colore. E ho già scritto BU in Gaia. Qui avevo appena comprato gli Uniposca, che per chi non lo sapesse sono gli pennarelli con le vernici, vi lascio qui una foto. E quindi dovevo sfruttarli e ovviamente che fai, non ci leggo il diario? Cioè, quindi è tutto ciò, è fatto sempre con gli stessi pennarelli. Poi così lateralmente c'è scritto Gaia, perché sono sempre poco egocentrica. E andando ad aprire la prima pagina, cosa troviamo? Uno sticker dei Me Contro Te, perché io ovviamente super fan dei Me Contro Te, secondo voi non posso attaccare, non potevo attaccare degli stickers sul mio diario? Vabbè, ci sono Killer Ray, poi qui abbiamo altri vari stickers, un simbolo del wifi storto, e questo cosa è? Non lo so, una U colorata, cioè vabbè, il simbolo di BU colorato. Mentre alla fine abbiamo ovviamente altre figurine dei Me Contro Te, perché non possono mai mancare. Abbiamo i miei voti! Wow! Italiano 8,5 e 9, matematica 8, 8, 8 e mezzo,
Che vuol dire in matematica 10 meno meno? Sono confusa. Cioè, ma ci sono un sacco di cose, tipo c'è anche 9 meno meno. Ma mettere 8 e mezzo era troppo difficile. E quindi nulla. Carini. Che buoni voti, sono quasi gli stessi che adesso. Trovo bene. Vediamo un po' cosa trovo. Abbiamo poi questo disegno che è molto discutibile. Cosa è successo alla sua faccia? Non lo voglio, la bocca qua sotto ce l'ha, non lo voglio sapere. Poi questo disegnino, tra l'altro, di cui andavo molto fiera perché c'erano le due nuvole collegate da un arcobaleno con un cervello, cioè molto sensato. Poi abbiamo questa pagina dove mi stavo esercitando a scrivere in tipo così, un po' in grassetto, perché sono le pagine, non si vedrà mai. Comunque quelle a puntini. Ed è proprio grazie al diario di You, tra l'altro, che mi ho imparato a fare tutte le scritte fighe, che faccio più gli schemi e tutto. Perché è cambiato tutto da questa scritta tua, perché mi ero tipo emozionata che ero riuscita a farla, no? E quindi ho ricominciato a farla ovunque, tipo scrivevo Gaia dappertutto, così, in grassetto. E nulla, era diventato molto brava, tra l'altro, a scrivere in grassetto, tipo le prof e le maestre mi vedevano fare i cartelloni. Bella storia. Poi, vediamo un po' cosa trovo. Ecco, appunto, la dimostrazione di ciò che vi dicevo prima. No, non potete capire che trauma. Ho trovato i compiti dove bisognava copiare la cartina del geografica sulla carta lucida. Cioè, no, non potete capire che trauma quelle cartine. Cioè, io non ce la facevo più a farle. E cioè, tipo quelle dove bisognava ricopiare tutta la cartina, tutti i laghi, tutti i fiumi. No, veramente. Quindi sono stata, penso, la cosa che mi hanno fatto di più odiare la geografia. Perché non so se lo sapete, però io odio geografia. Cioè, non è che odio geografia, che proprio non mi entra in testa. Cioè, io, proprio con l'orientamento, tutte queste cose qui, la cartina, capire dove si trova la cartina. No, cioè, io geografia e storia ho dei problemi. Però, vabbè. Comunque, niente, che trauma. E quindi, niente, questo è il primo diario. Devi passare subito al prossimo. Questo è il diario di seconda media, che è questo qui. All'inizio, tra l'altro, non era così, ma c'era un lama, che magari penso sia dentro il diario, se mi ricordo bene, dopo magari ve lo faccio vedere. C'era tipo un lama qua davanti, poi ho detto tipo I love lama. Però l'avevo cambiato perché non mi piaceva più, quindi ci ho fatto i pianeti che non ho mai finito. Poi, mentre qua dietro abbiamo un pandacorno, sto scritto I am pandacorn e poi be you. E, sì, dagli unicorni sono finita, dagli unicorni ai pandacorni ai lama, un po' tutto così. Allora, il primo spazio è già appunto attaccato dall'etichetta che stava intorno prima, e qui ho colorato semplicemente le frasi che scrive appunto Marco, il creatore di BU, in ogni diario. E qui invece abbiamo scarabocchi, disegni a caso. Questo era tipo lo strumentino che c'era in quest'altro diario, perché per la prima volta in questo qui, o forse in quello prima di questo, mi sa. E beh, in uno di questi diari che avevo nelle vintage c'era tipo il righello. Dopo ve lo faccio vedere perché ce l'ho. Il righello, quello tipo invece che gli stickers, dove potevi fare le emoji tipo. E quindi niente, l'avevo semplicemente ridisegnato tutto qui. Comunque ci sono dei grandi progressi. Oltre ai pandacorni, gli unicorni, i lama, qui abbiamo il lamacorno. Perché non ce lo aggiungi un'altra specie. Eccolo qui, infatti, mi ricordavo bene, questo del lama che inizialmente era attaccato qua davanti. Comunque non potete capire, sto morendo di caldo perché davanti a me ci sono le finestre, ma le ho chiuse perché giustamente che fai? È giorno e fai video con la luce? No! È giorno e fai video con la ring light e con i led, perché farli di sera? No, farli di giorno e morire di caldo? Sì! Comunque non me le sto a far vedere tutte, però dovunque ci sono scritte, ho scritto lama, lama, cuori, cuori, lama. E sì, io poco fissata con i lama, tuttora io amo i lama e le rane, però non più gli unicorni, quindi molto interessante. Il mio ordine sempre presente, molto ordinato, si capisce tutto. Questo disegno molto discutibile. Ho anche ritrovato un tangram mai finito. Fatemi sapere se lo potevate anche voi all'elementare o comunque in prima media. Perché di solito si fa ed è molto bello. Io amo il tangram perché tipo puoi fare le forme. Abbiamo qui altri miei voti che non vi sto a far vedere troppo a lungo, tanto non è molto interessante. E alla fine niente, qui abbiamo cos'è questa cosa molto paurosa. Non lo voglio sapere, mi fa paura. E mentre qui abbiamo semplicemente i vari calcoli, perché quando non ci vogliono usare la calcolatrice in prima media, io ho visto di fare il calcolo, dato che non so fare i calcoli a mente, qualsiasi calcolo doveva essere scritto su un foglio. Quindi bello, il mio diario è pieno di calcoli. Andiamo a prendere il prossimo diario, che è questo qui,
che è in questo modo. Qui c'erano appunto gli stickers che, come vi ho detto prima, stacco. Qui abbiamo il mio nome in giapponese, non so cosa sia. Ah, sempre il mio nome in giapponese. Qui abbiamo un... avevo appena finito di vedere Harry Potter, quindi ero molto fissata. Non che adesso non lo sia, amo sempre Harry Potter. E ho fatto appunto il simbolo della morte, che ho scritto varie frasi di Harry Potter, la mia casa anche corvo nero, always, e lì non ha né lampada, perché appunto erano i nostri soprannomi quando giocavamo tipo a Mini World. Non so se qualcuno di voi lo conosce, però niente. Qui dietro abbiamo una foto di me e la migliore amica con una frase di una canzone che ci eravamo dedicate mentre appunto, cioè durante tipo il periodo del Covid. Mentre qui abbiamo un... una foto di Harry Potter sempre con un pezzo di canzone della canzone di Malena Loia, che si chiama Sempre, che appunto avevo scritto qui. Questa qui è la prima parte. Qui ci sarà un roba con un pennarello nero, non so cosa avevo intenzione di fare. Mentre qui abbiamo questa scritta qua, che appunto si rialza, molto carina. Questa è scritta Vita dei Babbani e devo dire che ho avuto davvero un'idea carina. Mentre qui avete scritto Dobby un elfo libero. Mentre alla fine ci sono degli appunti di motoria su Carlo Airoldi. Come si chiama? Carlo Airoldi. Sì. Che dovrebbe essere quello che della maratona. Non lo so. E questo qui, mentre qui abbiamo vari stickers. Nulla di troppo emozionante. Sulla seconda pagina, ovviamente, non c'è né Covid e hashtag controllina forever, perché è molto importante da specificare. Comunque, su questo diario, a parte le quintalate di compiti che ci davano, è praticamente vuoto. Non lo usavo tanto per fare disegni o roba, o scrivere roba e roba così. Infatti è molto vuoto. E lateralmente c'è scritto sempre Gaia. L'ultimo diario, che non ho ancora svuotato, ma non per importanza, è questo qui, che è questo di quest'anno. E tra l'altro l'ho decorato in un video su YouTube, che vi lascio qui sopra nelle info box. Lo trovate in sotto nel mio canale, nel periodo del back to school, insomma. Che tra l'altro non so voi che problemi abbiate per guardare i miei video, però vi state andando a guardare i video dei back to school. Adesso che è finita la scuola, cos'è? Vi manca? No, perché a me no. Quindi, per sapere, a voi manca la scuola? Perché a me no. E quindi questo qui è il diario di quest'anno, che come vedete rispetto a come era prima è semplicemente tutto uguale, un po' più scassato ovviamente, perché a portarlo nello zaino a scuola chissà quante volte sarà accaduto. Quindi devo dire che si è mantenuto abbastanza bene rispetto agli altri, perché gli altri che sono senza copertina è perché la copertina si sfragellava continuamente, quindi io la toglievo tipo a metà anno. Invece quest'anno sono stata brava, mi sono impegnata a tenerla attaccata al diario. Allora, andando a vedere la prima tasca, è piena di roba che ora andrò a vedere insieme a voi. Abbiamo un cartoncino che usavo come la maglietta appunto, perché c'è lo scotch sopra. Un altro cartoncino che non so perché ho. Un occhio, un poema opaca. E dietro dei compiti di non so che materia. E abbiamo un occhio brutto. Ah no, l'avevo già fatto vedere. Ah no, scherzavo. Abbiamo un occhio bianco. Emozionante. Poi qui abbiamo sulla prima pagina abbiamo questa foto mia della mia migliore amica. Questa foto mia di Vale, che ho scritto appunto parti di canzoni varie a caso. E qui abbiamo un post-it che ho scritto Be You, che ho fatto mentre mi annoiavo. Uno stickers. E qui, qui c'è scritto tipo Watanka, perché di Braccialetti Rossi, ho proprio di vederlo. Vi prego, io amo quella serie, è troppo bella. E nulla. Nella parte dietro invece abbiamo una, non so se li facevo solo io, abbiamo, vabbè, una figurina di Harry Potter. Poi non so se li faccio solo io, ma sono tipo dei cestini che quando, uso per andare per temperare quando non ho voglia. Questo tipo, adesso non si apre, qui si tempera e poi si richiude. E io lo usavo molto spesso, poi lo andavo a svuotare appunto alla fine della lezione o appunto alla fine della giornata. Abbiamo un'autorizzazione per gruppi sportivi che non ho mai fatto firmare perché me ne sono scordata, però tanto non ci ho partecipato, quindi era un po' inutile. Un'altra figurina di Harry Potter e basta. E questa qui è la parte dietro mostrata. Abbiamo qui una figurina di Harry Potter, qui varie firme di tutti, non perché era l'ultimo giorno di scuola, ma perché, non so, vedevo tipo io qui mi sono decisa a fare delle mie firme e chiunque apriva il mio diario vedeva che c'erano le mie firme e aggiungeva le sue. Quindi niente, abbiamo qui un... Mentre qui dicevo abbiamo una foto mia e una foto a cui tengo tantissimo appunto con le mie amiche. Allora, partendo dalla prima parte abbiamo... dunque, vediamo un po'. Questo diario lo conosco abbastanza bene perché appunto è di quest'anno, quindi non c'è niente da scoprire, ve lo mostrerò e basta. Allora, qui abbiamo varie frasi di canzoni che mi piacciono e varie decorazioni. Abbiamo questa qui che è dei pinguini tattici, questa è dei...
dei Maneskin, sono appunto varie frasi di canzoni che mi sono piaciute e ve le faccio scorrere, però tanto non è niente importante. E qui abbiamo appunto un cuore giallo che ho con un'altra mia amica, cioè questo che è il primo disegno che ho fatto sul mio diario quest'anno. Devo dire che è molto carino, anche quello che è uscito meglio che ho sul diario. Scorrendo avanti, vabbè, questo è tra l'altro il primo anno che prendo il diario meme e devo dire che mi ci sono trovata molto bene, quindi se l'anno prossimo c'è, penso che lo riproverò. Poi abbiamo questa qui che avevo appena finito di vedere Fair Street su Netflix e quindi volevo disegnare una cosa simile, ma è tipo venuto uno schifo, ti fa paura in un altro senso, però non perché è spaventoso. Abbiamo qui altri frasi di canzoni, tipo questa ispirata a Braccialetti Rossi, che è quella tipo che c'è sempre della serie. Questa qui che era la mia prima immagine, no, seconda immagine che ho avuto su YouTube, infatti l'avevo disegnata a scuola e poi l'avevo tipo portata in digitale e messa come fotoprofilo. Gli stickers che appunto negli altri diari non ci sono perché sono tutti uniti qui, infatti sono un sacco di schede come vedete, e ci sono persino quelli della quarta elementare qui sopra, quindi per farvi capire quanto io ami gli stickers, tant'è che non li uso e penso che mi arriveranno momenti fino alla quinta superiore perché cioè non li userò mai. È pieno di disegnini a caso che non vi sto a far vedere perché sennò il video esce troppo lungo. Qui ci sono io che mi scordo sempre di far firmare il voto perché la nostra professoressa vuole ancora i voti firmati nonostante appunto, cioè non voleva dato che è solo finita, e i voti firmati anche se ci stanno sul registro elettronico. Poi abbiamo questo disegno qui che devo dire che è molto carino, è un quadrifoglio con gli occhi. Io sempre poco fissata con Braccialetti Rossi, chi ha visto la serie capirà. Questo qui invece è il regalino di cui vi ho parlato prima, quello con le emoji, dove appunto puoi disegnare le emoji. E nulla, questo era il mio diario, non vi ho fatto vedere tutti i disegni che ci sono dentro perché il video se no viene chilometrico. E fatemi sapere se voi avete ancora i vostri diari vecchi, io li conservo perché sono carini da rivedere ogni tanto. E nulla, detto ciao, e io termino qui, mi raccomando, se questo video vi è piaciuto iscrivetevi e lasciate like per non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo alla prossima, ciao!